Buongiorno, ciao a tutti ragazzi. Allora, questo video parlerà dei miei acquisti al Sana. Il Sana sapete tutti, non lo potete non sapere, che è una delle più grandi fiere che ci sono in Italia, viene fatta a Bologna per quanto riguarda tutte le aziende biologiche e naturali. Troviamo dei capannoni che ospitano aziende di agricoltura e alimentazione biologica, e troviamo anche capannoni invece con tanti banchi e ditte che producano cosmetici biologici e importano, diciamo, prodotti di altri paesi, altre nazioni. Allora, io vi faccio vedere cosa ho comprato. Ovviamente sono tanti anni che vado al Sana, ora 2 anni che non andavo, 3 anni che non andavo, e quindi quando, diciamo, vado all'incirca so un po' dove battere il colpo, diciamo così. Vi faccio vedere cosa ho comprato. Allora, intanto, per prima cosa, le spazzoline. Ta-da-dam, ta-da-dam. Eccola qua, vedete? Allora, è importantissimo pulire la pelle, farsi un bel massaggio sulla pelle con queste tipologie di spazzole. Le ho prese perché ce le avevo già avute, però poi piano piano, insomma, anche lì mi si rovinarono, eccetera. Quindi le ho ricomprate nuove, belle di legno, con delle belle setole morbide e naturali. Mi piace moltissimo perché non uso. Diciamo che faccio sempre lo scrub con il guanto. Infatti io ho comprato anche questo, che è il del Anadolu. Aspettate, eccolo qui, Anadolu, che è un guanto, è il Chese, praticamente il guanto peeling Chese di seta 100%. Questo, sotto consiglio di una mia amica, viene usato sotto la doccia. Viene fatte delle rotazioni sul corpo in questo modo e fa uno scrub molto delicato. Ho provato sotto consiglio di una mia amica, si può anche non usare il sapone. Quindi, se si prende l'abitudine di lavarsi con questo guantino Chese di seta, non occorre poi usare il sapone. La pelle risulta bella pulita, vediamo proprio le scorie della pelle secca, specialmente ora che arriva l'autunno, che quindi ci liberiamo della pelle abbronzata, il primo stato di pelle abbronzata, e questo devo dire che fa un ottimo lavoro. Quindi, per chi è anche molto allergico ai saponi o non volete, insomma, spendere troppi soldi per quanto riguarda i saponi biologici, questo guanto vi permette di fare una bella pulizia di tutto il corpo, anche il viso va benissimo in questo modo qui, senza usare i saponi. La spazzolina invece è per fare un bel massaggio del viso. Sapete bene che quando si massaggia la pelle, io massaggio tantissimo, consiglio moltissimo, prima di fare altre cose, di farsi dei cicli di massaggio, perché essere toccati, essere massaggiati, andare a toccare dei punti importanti di sblocco, lavorare sui meridiani, portare calore sulla pelle, è importantissimo per la vita della nostra pelle. Si attiva una microcircolazione, arriva il sangue fino ai pori, riscalda tutto e ridà vita a tutto il corpo. Molte delle volte, io quando comincio i miei cicli di massaggio con i miei pazienti, tra virgolette li chiamo pazienti, già al quarto quinto massaggio abbiamo dei cambiamenti enormi, sia a livello fisico che a livello mentale e di umore, quindi è importantissimo. Questa piccola spazzolina lavora sul viso e si possono usare sia dei saponi se volete, però anche no, oppure semplicemente del miele o dell'olio di mandorlo e dell'olio di cocco nel viso direttamente, e cominciare a fare queste rotazioni in questo modo per andare a pulire delicatamente tutto il vostro viso. Dopo applicate leggermente un pochino, io uso un pochino di olio di calendola, lo sapete che mi autoproduco il mio oleolito, faccio anche l'iperico, va benissimo. Per chi non ha queste cose, o le può acquistare direttamente, o se no va benissimo un pochino di burro di karité. Non eccedete mai nella quantità delle creme, basta veramente poco, vi sentirete un viso meraviglioso. Questa è molto bella anche dopo una maschera di argilla. Infatti io solitamente preparavo
tramite l'argilla dell'Argital delle belle maschere. Ora invece ho trovato Argital tubo, mi piacciono moltissimo gli ingredienti, sono tutti ingredienti naturali, non ci sono componenti di conservazione, insomma, che possono risultare degli allergeni, e troviamo la calendula, l'equiseto, la borragine, la lavanda, e poi c'è il limonene e guardiamo un po', e l'inalol come componente di oli essenziali naturali. Questo è come si presenta, praticamente è un tubo in questo modo, guardiamo un po' se la luce riesco, eccolo qua, Argital tubo. È molto profumata e dentro non troviamo altro che l'argilla pronta all'uso. Questa è importantissima per fare tutti gli impacchi sul corpo per chi soffre di dolori, i polsi, le ginocchia, la schiena, delle zone specifiche. È un ottimo rimedio pronto all'uso e si può usare dappertutto. Ritornando alla pulizia del viso, è molto consigliabile anche l'applicazione sul viso. Per chi ha una pelle molto sensibile, magari prima parta da una piccola zona per vedere, comunque c'è degli oli essenziali se ha delle irritazioni, se no semplicemente va in base al tempo. Una pelle con una coperose o che si arrossisce appunto molto facilmente, è normale che il tempo di posa va su 10 minuti. Una pelle molto grassa, ricca di acne, come spesso hanno i ragazzini in età della pubertà, quindi comunque da 14, 13 a 18, si può applicare sulla pelle e tenere fino a che non secca, quindi all'incirca una ventina di minuti. Dopo possiamo lavare il viso con un olio, andare a fare questo lavoro con la spazzolina. Vedrete, credetemi, che riavrete un viso nuovo. Questa è anche una tecnica molto piccola e molto semplice per mantenersi un viso giovane anche a 40 anni, anche a 50 e anche a 60, ok? Quindi questa è una cosina che trovate tranquillamente in internet, lo potete trovare da 4-5 euro a quelli un pochino più naturali, con dei legni un pochino più importanti e che durano più nel tempo, fino insomma a 10-15 euro, ma non di più. Vi dicevo poi di questa spazzola meravigliosa, anche questo è un massaggio che viene fatto con le setole in questo modo. Non so se alcuni di voi sono mai stati all'Amman, ve lo consiglio vivamente, a Lucca ce n'è uno, ma lo trovate ora abbastanza presente in tantissime città. Dopo aver fatto un bel bagno di vapore o un bagno turco, ovviamente non tutti abbiamo il bagno turco in casa, neanche io, comunque una bella doccia bella calda, si aprono i pori, fare un massaggio con questa spazzola in tutto il corpo, anche qui attiva la circolazione e purifica tutta la pelle. Quando si parla di purificazione significa che vengono esportate, vengono portate via tutte le tossine che invece rimangano sempre addosso a noi. Quindi una buona pulizia a fondo del corpo non è solo non riguarda solamente l'igiene, ma riguarda anche il sentirsi sano. Io ho usato in passato molte volte, specialmente quando mi sento agitata o mi alzo la mattina e so che è una giornata, no, se mi sono arrabbiata moltissimo, se sento, mi sento addosso pesante, ho delle energie negative che non mi appartengono, se stiamo accanto a persone che ci affogano dei loro problemi, che a volte sono amiche, molte volte sono parenti, quindi è difficile anche dire loro di no. Io vi consiglio una bella doccia calda con una bella pulizia, proprio dicendo dentro di sé batte l'energia negativa, mi voglio sgrollare di dosso tutta questa cosa che mi pesa. Vi posso assicurare che è un bel toccasana. Se avete voglia, anche un bello scrub al sale, olio di mandorle su tutto il corpo, anche questo vi aiuta molto a liberarvi da tutte le energie negative. Ma andiamo avanti, non ho comprato tantissime cose, però ho preso queste due cose di cui io mi sono innamorata, le avevo già usate. Di queste però ve ne parlerò singolarmente perché sono veramente rimedi meravigliosi, eccezionali, in cui io credo moltissimo. Questo è lo spirito del tiglio. Purtroppo la luce non permette la visione di Remedia Erbe, e questo invece è il soffio del nocciolo, sempre di Remedia Erbe. Remedia Erbe è un'azienda meravigliosa.
che è nata da una famiglia altrettanto meravigliosa con una grande passione per la natura e hanno creato, diciamo in maniera artigianale, un'azienda che produce rimedi naturali. Ma la cosa più bella, oltre ai cosmetici, che comunque possiamo trovare un po' in tutta Italia oggi, è che loro usano le vibrazioni, usano le acque vibrazionali, usano l'energia degli alberi e delle piante stesse. E è stato fatto un lavoro molto profondo, un lungo lavoro da parte di Hubert e Lucia di Remedia Erbe, e che hanno dato a questi rimedi un potere unico. Questa è forse l'unica parola, unico ed eccezionale. Ho preso lo spirito del tiglio perché mi aiuta a lavorare sull'accettazione di ciò che è diverso da noi. È un momento dopo l'allattamento che mi sono ritrovata in difficoltà con l'alimentazione e quindi degli alimenti a cui risulto intollerante o sono aumentate le mie intolleranze. Il tiglio mi aiuta ad accettare ciò che è diverso da noi. Questo è importante anche per le persone. Specialmente ora in questo momento di grande difficoltà nell'accoglienza di tutta questa povera gente che sta arrivando nel continente europeo, ma soprattutto in Italia, il tiglio farebbe bene a molti di noi perché ci hanno insegnato ad avere paura del diverso e non a riconoscerlo come un nostro fratello, no? Questo ovviamente è un discorso molto delicato che non voglio affrontare, ognuno poi la pensi come vuole. Io penso che se si spruzzasse un po' di spirito del tiglio anche in Parlamento andrebbero un pochino tutti più d'accordo. Comunque, per farvi capire in parole strette a cosa serve lo spirito del tiglio, il soffio del nocciolo invece ha un odore meraviglioso. Mi fa rinascere ogni volta che me lo spruzzo. È una cura che ho iniziato e me lo spruzzo quando ne sento il bisogno, ma soprattutto prima di andare a letto, perché non io, il nocciolo, lo spirito del nocciolo aiuta a sognare, riporta le persone a sognare, non solo i veri sogni durante la notte, ma proprio riportare nel nostro cuore i nostri sogni per rimettere l'obiettivo e riuscire a raggiungere di nuovo i nostri sogni, invece di lasciarli sempre chiusi dentro il cassetto e poi farci stare male. Comunque anche di questo bisogna che prenda un pochino di tempo, ve ne parlo singolarmente. Trovate anche molte notizie nel sito di Remedia Erbe. E poi mi sono fatta fregare da Laura Soma. Era tanto che ho studiato cromoterapia, però non mi ero mai avvicinata realmente ai rimedi, diciamo, vibrazionali della Laura Soma. E invece c'era questa bellissima vetrina Alzana con tantissime bottigliette di tantissimi colori sopra, sotto, uniche, eccetera, eccetera. Sono stata colpita solo ed esclusivamente da questa. Quindi un bel verde sopra, un bel verde pino se vogliamo, purtroppo lo vedete male, ecco, e un color oro invece di sotto. C'era una bella signora, una bella ragazza che mi ha dato delle bellissime spiegazioni riguardo a questa bottiglietta, quindi ho cominciato a lavorare con Laura Soma con questi due colori. L'arancione, l'oro appartiene al Tantien, quindi comunque sia una zona che si trova tra il secondo e il terzo chakra, diciamo poco sopra l'ombelico o l'ombelico stesso se vogliamo. Il verde invece sappiamo tutti che è il colore del cuore, quindi devo ricominciare un pochino a lavorare con me stessa. Poi un ultimo acquisto che ho fatto, ho trovato queste bellissime confezioni di un sapone vegetale, la casa è Cascia all'Olmo. Io sapete tutti che ho un sito che è quello di polline fresco congelato, dove vendo polline ma non solo, ho aperto anche una sezione di prodotti naturali e a breve ci sarà il mio sito Green Nice Bio dove venderò diverse cosmetici, diverse cose in cui io credo molto. E ho trovato questa, loro sono di Reggello di Firenze, quindi sono toscani come me. Questa è la confezione. Ci troviamo all'interno, la luce è veramente oscena, mi dispiace tanto. Eccolo qua. Ci troviamo comunque all'interno due saponettine e dentro una bella scatolina confezione regalo. Il sapone ovviamente è spremuto, è prodotto con una spremitura a caldo. È un sapone italiano di natura vegetale, non è marchiato biologico, però
Io ho scelto gusti melograno e d'uva fragola perché comunque mi piacciono moltissimo i profumi che ricordano i frutti di bosco, i frutti rossi mi piacciono moltissimo. Ultimo, ma non per questo, il kefir. Ora la mia amica mi deve dare il kefir d'acqua, che sono i granuli, però ho trovato della Bionova le bustine di kefir bio fatto in casa, quindi il kefir fai da te fatto in casa. E ho già cominciato. Anche di questo io ho bisogno di farvi un video a sé perché la spiegazione è molto lunga. In breve vi dico che ha tantissimi batteri buoni per noi, oltre ai famosi Lactobacillus, Acidophilus, eccetera, ce ne sono veramente tantissimi. Si può fare con grandissima facilità e aiuta, specialmente ora che arriviamo nel cambio stagione, a rinforzare il nostro sistema immunitario. Sapete chi io viaggio per l'Italia e mi dicono te sei quella del lavaggio intestinale, cioè mi riconoscono per il video del lavaggio intestinale. Io punto molto sul lavaggio dell'intestino, punto molto sul tenere un intestino pulito e sano grazie ad una buona alimentazione, ma anche assumendo fermenti lattici. Il kefir diventa un ottimo rimedio per aiutare il vostro intestino e cominciare a iniziare ed iniziare il vostro nuovo stile di vita. Questi sono stati tutti i miei acquisti, il mio guanto, la mia maschera per i dolori e argilla, la mia spazzolina per la pulizia del viso, tutti i miei rimedi vibrazionali e vi consiglio, ormai quest'anno è passato, ma di andarci il prossimo anno oppure anche di vedere se c'è qua vicino a voi anche qualche fiera del benessere molto carina. A Firenze ora sabato e domenica. Quindi è il 19 e il 20 di settembre, ci sarà a Villa Montalvo, a Campi Bisenzio, in provincia appunto di Firenze, una bella fiera del benessere dove saranno a vostra disposizione diversi operatori e in più, molto carino, vengono fatte 4 sessioni gratuite di bagno di gong in una chiesetta molto molto forte, molto molto forte. Io vi saluto qui, spero di vedervi presto. Purtroppo il tempo da dedicarvi che mi rimane è molto poco. Sapete tutti che ho un bambino, quindi il lavoro, la casa e non è semplice. Spero però ogni tanto di potervi affiancare con questi piccoli consigli, questi piccoli video. Vi saluto, vi auguro buona vita a tutti. Scegliete di essere felici per favore perché la scelta è solo vostra, non ve lo dimenticate. Un abbraccio.